Angelos, vasi comunicanti, il titolo di questa mostra, va inteso come un grande contenitore all'interno del quale si articoleranno gli eventi previsti per questo primo triennio 2010-2013. Questo primo appuntamento è dedicato all'angelo custode, l'angelo più vicino a noi. In un'iconografia ripresa da un santino francese di inizio secolo, serigrafato su una lega di alluminio, sono stati realizzati 15 pannelli consegnati ai 15 artisti invitati a realizzare il loro immaginifico angelo. Ecco quindi questa mostra che inaugura questo nuovo spazio. Poi tre scultori che hanno realizzato un loro angelo a tutto tondo e che sono ospitati negli spazi della chiesa del San Zenone. Il restauro dei due angeli teodofori del XVIII secolo, provenienti dalla chiesa di Sant'Agostino, freschi di restauro, hanno offerto l'occasione di una comparazione e di una riflessione fra antico e contemporaneo. Inoltre anche la tradizione popolare ha voluto prendere un abbrivio anche in questa rassegna attraverso la selezione di una cinquantina di queste immaginette sacre presentate in catalogo da Attilio Gardini e provenienti da tre collezioni private del territorio. Parlavo quindi di 15 artisti, tre scultori e un omaggio al nostro grande Ilario Fioravanti attraverso un angelo realizzato nel 2005 che proviene da una collezione privata, quindi un angelo completamente inedito. Ecco dunque che a riflettere su questo tema estremamente stimolante e a tutti noi così vicino sono stati coinvolti anche scrittori, poeti, ai quali va tutto il nostro ringraziamento per questa riuscita, mi auguro, e che possa coinvolgere anche un vasto pubblico opera corale. La diocesi di Cesena-Sarsina, attraverso questa struttura di Palazzo Ghini, apre questa galleria d'arte. C'è bisogno di questa riscoperta e di questo sviluppo dopo che, almeno negli ultimi due secoli scorsi, l'arte sacra ha subito un declino, anche perché la committenza da parte ecclesiastica è molto diminuita. Un ultimo obiettivo è quello di stimolare la committenza di opere di arte sacra da parte degli enti di culto, dei costruttori di chiese, di chi costruisce o restaura degli spazi sacri o dedicati al religioso. La committenza, cioè la capacità di chiedere agli artisti di creare delle opere, è un fattore molto importante, è il fattore che nei secoli passati, essendo la Chiesa il committente più importante e prevalente, ha dato modo a tanti artisti di fare le grandi opere che noi oggi ammiriamo. È molto tempo che non lo sento, senza residenza fissa, nomade, da tutto, per coltivare la pianta dei frutti d'oro di questa specie che tende a raggrupparsi. Angeli persi e dispersi, senza nessuno a cui dare indicazioni, senza nessuno da salvare. Lo sguardo vuoto, e adesso gli angeli dove andranno? Solo la reliquia. Ala protettiva, sguardo custode del sacro, bisbiglio segreto, dall'angelo un invito, forse a dipingere cieli. Io, se mi dicono di parlare dell'angelo custode, mi viene subito in mente Babbo Natale, che sono quelle cose che vorresti proprio che ci fossero e fai anche un po' finta di crederci. Una porzione d'ala, un ritaglio sottratto alla natura e all'angelo, dalla natura la piuma, dall'angelo il simbolo. La mano con 7 dita, il 3, il 7, la croce. Sono diademi di protezione. Double trouble. Il mio angelo custode patisce per me come Cristo ha patito per noi. Qui il concetto della comunicazione tra i vasi, qui il concetto della protezione del divino.
silenzio quasi assordante, plumbeo, piomba nel mio spazio. Angele Dei, qui custos es mei, me tibi commissum pietate superna, illumina custodi, rege et guberna, amen. L'angelo custode è un angelino piccolo e misero, non ha lunghi capelli biondi e l'aria affeminata, è un po' spastico, potrebbe benissimo essere il mio angelo custode. Ho dipinto il mio primo angelo nel 1985 e da allora, nel corso degli anni, questa figura simbolica è tornata spesso ad appoggiarsi sui miei quadri. A volte come angelo annunciatore, altre come compagno silente che protegge e consola, altre ancora come ironica presenza. L'angelo dell'ultima sera trasformò il suo antico sembiante e si rese irriconoscibile. Il tuo regno è la mente, è lì che ti trovo. Sei ciò che non dico, è il chiederti aiuto, è ricchezza interiore, è bello pensare che sei nel mio cuore. Ecco dunque l'angelo custode apparire in uno spazio luminoso, colorato, gioioso, immerso in un'atmosfera di grande leggerezza.